Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di spesa qui in Corea. L'anno scorso ne avevo fatti diversi. Vi avevo una volta portato a vedere proprio e a scoprire effettivamente se ci fosse qualcosa di particolare da scovare. Oggi facciamo lo stesso, visto che allora il supermercato è della stessa catena, perché quasi sempre io vado da Imart, che è uno di quelli più grandi, è uno di quelli più forniti. Potete trovare un sacco di cose, vi faccio vedere. C'è tutto anche il reparto italiano, c'è anche tutto il reparto messicano, cinese. Insomma, ci sono anche cose di cucine differenti e in più vabbè i classici prodotti nostri che diciamo conosciamo magari meglio, che costano l'ira del Signore eterno sulla terra. Quindi vi faccio scoprire un pochino di cose che magari non ci siete abituati. Io adoro vedere questi video, quindi spero possiate apprezzare anche voi. Quindi prima andiamo a fare un giro al supermercato. Letteralmente io ci metto 10 minuti per arrivarci a piedi, oppure dover prendere l'auto, ma non mi va. Magari lo facciamo al ritorno quando abbiamo le buste. E poi torniamo a casa e vi faccio vedere quello che ho preso, anche perché non so se vi ricordate, in qualche vlog probabilmente fa vi avevo detto che avendo fatto l'allaccio a internet mi hanno dato il coupon di 50.000 won da spendere appunto a Imart. Io ho scelto di farmi dare questo coupon, che ovviamente risparmiamo almeno sulla spesa, e quindi vediamo se riuscirò a toccare questo tetto di 50.000 won, ma soprattutto non superarlo. Sarà una sfida, vediamo. Prima inizio dal reparto animali. In teoria mi servono i croccantini, perché poi verrà a fare anche Gucci con noi, quindi mi riservano. E poi ultimamente io le sto mescolando questi cosi ami. Sono anche questi un po' scontati. L'altra volta c'era tipo il 2 per 1 mi pare, una cosa del genere. Comunque a lui piace questo qui, che si chiama Harmony. Quindi intanto vi prendo due di queste. Ho trovato anche il pulitore per il piano induzione, perché ogni volta mi lamento che si sporca. Quindi tutto a sapere. Al momento, visto che stiamo già superando il budget, non lo prenderò, però sappiate che esiste. Qui ci sono un po' delle cose italiane, come potete vedere un buonissimo coupon nutrizionale. Queste cose mi hanno sconvolto l'altra volta, giuro, perché boh, non so dove l'hanno viste. Cioè, a parte che questi Barilla, che va bene, il pesto, quello che mi sono fatta portare dall'Italia, c'è anche qua, però guardate quanto costa, 7 euro. Però vedete, ci sono tutte le cose messicane, le varie salse, le tortillate non sono male, tra l'altro sono buone. Questa è la pasta, però non è male come prezzo, se contate alla fine è tipo 2 euro. Si sta contando il prezzo di importazione, anche la garofalo che tipo da noi costa un sacco. Forse mi prendo questi. Questi qua mi mancano. Questi poi sono tipo inavvicinabili. Tutti i salumi. Non per questi sono tipo spagnoli o così, però tipo mortadella. Ragazzi, fresh Italia, mortadella. Poteva essere peggio. Questo ha un colore leggermente chimico, quindi non mi fiderei mai. Però prosciutto. Insomma, un po'. Niente. Poi io non sono amante dei salumi, quindi proprio non mi mancano per niente. Tutta la parte dei ferri. Questo qua l'ho preso buonissimo. Questo qua è assolutamente il mio preferito in assoluto, infatti riprendo le cose anche per farlo. Poi ci sono un po' di cose anche cinesi, qua le varie salse, salse d'ostrica, pesce, cose. Però sì, qua c'è tutta la sezione curry praticamente. Così tanto attese reparto formaggi. Cioè, vi parto solo da questo, tipo questo finto poi parmigiano, perché non è parmigiano grattugiato, quasi 9.000 won, che sono tipo 7 euro, forse poco più. Questi formaggi misti poi inavvicinabili, letteralmente ci mangi fuori un pasto completo. Per non parlare di questi, vabbè, tipo il gorgonzola, un po' più particolari, che poi di marchi che io non ho mai sentito, che penso esportino solo, perché in Italia, boh, non lo so. Poi qui c'è il grana, che già forse li darei. Qua c'è la mozzarella, quella per la pizza. La burrata, che costa 20.000 won. Mascarpone, per fare un miserissimo tiramisù spendi tipo, non lo so, 20 euro. Per darmi una reference, io di solito prendo queste sottilette, che sono quelle che costano di meno, ma non so che formaggio ci sia, perché neanche si squagliano, quindi credo ci sia 50% plastica e 50% un latte di non so quale derivazione. Quindi prima cosa che farò tornando in Italia, quando e se tornerò, mangerò chili di formaggio, non mi interessa. Che dai ragazzi, cioè io, a me va bene tutto adesso, ma questa mozzarella, cioè giusto in America questa te la definiscono tocco di mozzarella, cioè per farci tipo i corn dog. Ma il formaggio è una sciccheria, eppure vanno pazzi per i formaggi, quindi non capisco. Comunque io dovrei prendere il burro, però non so quale prendere, che anche qui costa un botto, attenzione, cioè questo poi tipo francese, lasciamolo perdere proprio. Questo credo sia questo, però è margarina, non è burro, perché
E qui c'è tutta la sezione dei preparati, cioè venite a quest'ora tipo pranzo, è pieno di cose, qua mettono le cose scontate. Che effettivamente non sono malissime, anche come prezzo, questi tok, pollo fritto. Il pollo fritto c'è sempre, anche il samgyeopsal qua cotto, sono buonissime. Mi sa che l'avevo detto anche un'altra volta, però è vero. Là c'è tipo sushi, kimbap così, guardate quanto bello il sushi qua. E questa vaschettina vi viene tipo 9 euro. Questa invece è la carne più costosa, che ovviamente è la wagyu. Eccoli qua, aspetta vi faccio vedere, tipo questo 45.000 won. Però guardate che bello, cioè guardate che marmorizzazione. Ti è questo anche, questo addirittura non c'è scritto il prezzo, ci scrivono qua. Tre pezzettini di wagyu sempre. Bello però, eh? Qua tutte le varie bistecchine, le cose un po' più abbordabili. Già qua siamo più sui 10.000, però cioè in quanto ci mangiate una persona normale, penso. Questa sta scontata. Se mi piacesse la carne l'avrei presa. Già ce l'ho nel congelatore. Io di solito prendo o queste fettine così sottili, queste qui appunto di wagyu, che sono belle tenere. Poi ogni tanto trovate gli hamburger, le salsiccette, quelle cose un po' più normali. Questa, cioè guarda che bestia gigante, 30.000 won, costava 51.000, attenzione. Però è grande come la mia mano. Qua tutto il sangue per sale, che guardate, che hanno pazzi, che però costicchia, eh. Cioè vi posso dire, 15.000 won. Ovviamente c'è anche tutto il reparto pesce, è pieno. Non ho ancora mai mangiato il pesce, sapete, qua in Corea, però non costa tantissimo, eh. Ora non so la provenienza, perché tipo questi calamaretti così sono 10.000, però non è male, eh. Anche questi da pulire, costano un po' di meno. Qua ci sono capesanti e gamberetti. Qua vanno pazzi per l'abalone, che sarebbe questo crostaceo qua. Poi c'è il mio reparto preferito, pollo, perché mangio solo pollo. Però è abbordabile come prezzi. Quindi ci sono reparti e reparti di cose surgelate, ma tipo potete trovare tutto dalle fritture. Questi sono i gimmari, che sono buonissimi, quel tipo chi. Sono appunto delle alghette fritte. Credo siano vegetariani sicuro. Non so se siano vegani, non lo so. Questo è il maiale che si mangia con i jajangmyeon. Mozzarella cheese stick. Insomma, patatine, il corn dog. Questi ho preso i buonini. Ci sono anche le pizze, raga. Io vedo fa vedere la realtà dei fatti. Purtroppo c'è la pizza col mais. Purtroppo c'è la pizza con i gamberetti. Purtroppo c'è una semi margherita, delle pizzette con la pasta di cavolfiore. Forse quelle le provo, sapete? Che non mi sembra malissimo, fatta con la base di cavolfiore. Magari un friggitrice d'aria, quella la posso fare. Poi vendono anche le cappe del ghiaccio. Prendiamo questa, prendiamo quella con le verdure, però perché con il pollo proprio non mi va. Tra l'altro sono spaventata perché non so se avrò posto per le buste, ma va bene. Qua tutte le uova, ma ce le siamo fatte arrivare l'altro giorno a casa, quindi eviterei. Poi ci sono le alghette, raga, queste che mi fanno pure al ristorante giapponese, sono buone. Ti dico, guardate te, qua le alghe, radici, zenzero, tutti i vari contornini. Questi sono steam, quindi al vapore. Se bisogna che ve lo dica io, quintali di kimchi di ogni tipo. Ci sono quelli d'erba cipollina, il kimchi quello bianco e il kimchi ovviamente normale, che conosciamo tutti, che di solito loro si comprano questi sacconi, cioè ovviamente se lo fanno a casa, però la signora vuole far provare il kimchi. Poi ci sono un po' di cose anche veg, il natto. Ci sono esattamente tutti i miei radish preferiti. Il reparto alghe secche, quindi quelle per fare i kimbap, quelli per mangiarsi, vedete, così tipo monoporzione. Infatti adesso prenderò perché li ho finiti. Questi sono gli stick, quelli dei Minions, che avevo usato anche JK in una live. Vedete, questa è l'alghetta già sgretolata. Però mi serve l'alga questa dei kimbap, che devo provare a fare una cosa. Finiamo in bellezza, perché la frutta, lo sapete, l'uva da ricchi, quando lo diciamo non è tipo un meme, cioè letteralmente l'uva qua è da ricchi, eh. Soprattutto questa grappolona così, 12.000 won, cioè dai, è su. Ovviamente costa tanto anche l'angurietta, però questa dovrebbe essere quella piccolina, angurietta mela. Comunque costano tanto pure le mele, perché sapete cosa non costa tanto qui? L'avocado. Io pensavo, vabbè, chi si mangia avocado in Corea? Invece non costa tanto, costa tipo un euro, costa meno che da noi. Poi qui ci sono, vabbè, frutti un po' più tropicali, quindi costano un pochino di meno. Le banane anche abbastanza accessibili, perché vedete tipo queste così. Ora non le prendo perché non ho spazio, non le avrei prese.
tornerò. Ecco, questa è l'uva da ricchi, 20.000 TS bemboli. Questa è l'anguria da super ricchi, perché 30.000. C'è il magico mondo No Brand. E quello qua sta pochissimo, cioè, guardate queste patatine, guardate questa ciotola di biscotti, anche tutte le cose da frigo. Un bambino, che ci fa di lunedì fuori dalla scuola? Qua è pieno, pienissimo di snackini, biscottini, cosine. Ma letteralmente lo brand ha tutto, c'è anche da vedere i pacconi di ramen, tutto il ripartino freezer. Allora, tipo i ravioli, alcuni sono buoni, alcuni e per il prezzo onestamente mi compro quelli di marca, capite? La vostra amica non può mai risparmiare, perché allora, ok, ho usato il coupon da 50.000 won, ma in più ho anche speso 83.000 won, quindi in tutto 130.000 won. Perdonate la faccia, perdonate l'acconciatura, ma fa caldissimo, sta ricominciando a fare caldissimo, avevo detto faceva fresco, invece no. Comunque abbiamo qua tutti i nostri sacconi di roba, iniziamo con queste due piccole. Però prima mi devo ridratare, raga, cioè vi giuro, proprio... mi sento tutta disidratata. Andiamo a caso, come sempre. Insalata iceberg. Che in realtà qua non so come la chiamano, perché non è iceberg. Scritto tipo, sapete, coreanizzato. Letteralmente così. Poi abbiamo i ceci. Finalmente ho trovato i ceci, perché questi introvabili. Le lenticchie già ogni tanto si trovano, ma i ceci introvabili. Di questo marchio che non lo so onestamente, mai visto io. Però c'è scritto Palma Campania Napoli. Ci crediamo? Ci crediamo. Poi il mio radish, appunto quello preferito, che è questo qua bianco. Allora, all'inizio mi piaceva più quello giallo, ma in realtà ho rivalutato questo bianco. Poi mi sono presa questo qua, che sarebbe il brodo per i Nemion da mettere in freezer. Così si fa l'effettino del ghiaccio, che in noodles veri e propri già ce l'ho, la salsina la posso fare da sola. E poi insomma le altre cose le prenderò, anche perché vi giuro, già così io stavo piena di cose, quindi devo tornare e comprare altra roba. Tipo anche i cetrioli, queste cose che erano troppo grosse, non sapevo proprio dove incastrarle. Poi appunto il cibino di Ami. Ho voluto provare a prendere la farina, perché ogni volta noi facciamo, perché non ci facciamo i pancake? Cioè, una cosa stupida, no? Dici, la farina ce l'hai sempre in Italia. Qua chi cacchio l'ha mai presa la farina? Quindi voglio provare. E poi ho, per qualsiasi cosa, per fare delle pastelle, non lo so. Questi qua sono una delle mie robe, cioè il mio guilty pleasure. Quando ho il riso tipo che mi avanza dalla cuociriso, mi prendo queste, che sono le barchette di tofu, e appunto le riempio. All'interno trovate le barchette, c'è tutto il kit, il condimento e una salsina tipo acetosa da mettere appunto insieme al riso. Mi giuro, ma proprio buoni, cioè, se mi piacciono un po' le cose acidine però dolcine, cioè quel dolce salato un po' così, buonissimo. E c'è un posto a Hongdae che fa solo queste cose, un ristorante che fa solo queste barchette di tofu qua, che hanno un nome che non mi ricordo letteralmente mai. Voglio andarlo a provare. Letteralmente poi ci potete mettere quello che vi pare, cioè le potete fare con il riso solo, oppure mischiare il riso con il tonno, il riso con l'uovo, il mais, le cose, maionese, cioè è una base, diciamo. Poi c'era l'offerta dei miei ravioli preferiti, questi qua della Bibigo, tre pacchi da 350 grammi l'uno, scusate. Contate che al convenience store uno di questi costa 9.000 won, e qua ho pagato 9.000 tutti e tre. Poi la famosa cauliflower pizza. Proveremo, ragazzi, non so che dirvi. È particolare. Magari è buona, magari no. 3 euro, sti cavoli. Poi appunto l'alga. In realtà voglio fare il gimbap, però quello tipo a panino tutto arrotolato. Vediamo. Devo comprare anche la stuoietta. Dopo vado da Daiso, che oggi voglio girare anche l'house tour, quindi mi servono alcune cosine, perché insomma non ve la posso proprio far vedere così. I funghetti, ho trovato questa confezione di solo due funghetti, almeno è meglio che non si fanno tutti cattivi. Seconda busta abbiamo Yangpa, che è la cipolla, l'avocado, questo qua domani è già bello pronto, trucchetto per l'avocado, se ancora non lo sapete, perché molta gente si lo tasta e basta, ok? Vede il colore che deve essere leggermente scurino, ma non scurissimo. Però il vero segreto è alzare un po' il picciolo, e dovete vedere se qui è verde. Quando è verde vuol dire che è pronto. Questo ancora ha bisogno di un pochino. I miei funghetti preferiti, gli enoki. Questi stanno sempre a pochissimo e sempre super scontati. Ho pagato tipo 1300 won, che sono forse 70 centesimi. Il latte è qua una di quelle cose che costa un pochino, però ho preso questo da 2 litri e mezzo quasi, e l'ho pagato 5.000
400 won, quindi dai, tipo sui 3 euro. Vabbè, alla fine non è male. Cioè, allora, io parto con la cosa del... Leggo 6.000 won, dico, oddio, 6.000 won. Però in realtà 6.000 won sono tipo 3,50 euro, quindi secondo me ci sta. Da noi, tipo, forse un litro di latte costa 2 euro se compri tipo Zimil, quelle cose così, quindi... Poi, la pasta appunto Garofalo, questo qua, i belli rigatoni, madonna, questo è il mio tipo di pasta preferito insieme alle farfalline. Ho preso lo sciroppo di mais, il corn syrup. Questo qua si usa tantissimo qua per le ricette, letteralmente anche le ricette normali, tipo tteokbokki, tutte quelle cose, bulgogi, eccetera, eccetera. E poi l'ho preso anche come dolcificante. Devo un attimo testarlo perché non l'ho mai provato effettivamente. Poi qui abbiamo il caffè, però questo è un caffè di quelli acquosi che io mischio giusto al latte per così la mattina, per dire sto bevendo un po' di caffè e latte. E questo qua è il gusto hazelnut, quindi proveremo, quindi nocciola. Poi i miei biscottini preferiti, questi anche stavano scontati, quindi li ho presi, e questi dovrebbero essere divisi in confezioni tipo da 2. Ora non vorrei aprirli perché poi li devo mangiare, devo controllare se non si è cambiato nulla. Esatto, ah no, questi erano quelli singoli, proprio sì, cioè che carini. Questi infatti li chiamavamo il biscotto post bronza, perché io li davo sempre a Rosso ogni volta che poi tornava, no? Così io lo davo uno singolo e ci dava quella spinta un po' di chocolate. Poi guardate cosa ho trovato, ragazzi, gli è Pippo. Ma in che senso è Pippo? Quindi che fai, te ne privi? Assolutamente no, anche perché il prezzo non era malissimo, erano tipo 3.280 won, 2 euro, neanche. Poi appunto la gelatina in fogli, perché vorrei provare a fare la cheesecake. Infatti dopo vedete che ho preso anche altre cose, anche se mi manca il Philadelphia effettivamente, ma ci penseremo perché quello costa, ma voglio cercare su Coupang, vediamo. Poi le mie tortigliette, queste qua io le faccio anche la mattina con l'uovo, appunto l'avocado, oppure ci metto il pollo, l'insalata, così. Non ho preso i pomodori, o sono 3 volte vado al supermercato, 3 volte che dico pomodori, 3 volte che mi scordo. Busta grande invece abbiamo i croccantini di Ami, i digestive che appunto ho preso per fare sta cheesecake. Questo succhetto l'ho provato da Ross e è buono, è acquoso, quindi non è un succo tipo denso, però non è male. La mia maionese gigante, questa qua che costa tipo 6 euro solo questa. Raga, io mi dispiace, parlo sempre dei costi, però primo è interessante saperle comunque queste cose. Secondo, da quando vivo da sola io purtroppo conto anche l'unghia che non lo so, mi taglio. Quindi sì, chiamatemi sfilorcia, chiamatemi come vi pare, chiamatemi parsimoniosa, preferisco così. Poi abbiamo la nostra margarina. Margarin, non ne ho proprio idea neanche di come sia fatta, perché io sento un blocco. Ma che cos'è? Fatemela aprire, sono curiosa, sono curiosa. Ah, ma è un panetto. Questo veniva tipo 2 euro, quindi non so che cosa contenga. Però ripeto, oh, sempre per fare cheesecake non è che potevo stare lì a spendere. Poi ho preso la salsa sriracha. In realtà, se aprite la mia credenza, sono piena di salse piccanti. Lo vedrete nella costura, perché tanto aprirò pure le credenzine. Letteralmente piena di salsa piccante ovunque. Ah, questi ragazzi, segnateli, sono i miei latte al cioccolato preferiti, e io non vado pazza per il latte al cioccolato perché di solito sono dolcissimi, a me non piacciono le cose dolci. Questi qua si trovano anche ai Pionigion, quindi ai convenience store, e sono assolutamente i miei preferiti. Segnatevelo dalla vostra guida preferita questi. Poi abbiamo appunto le lenticchie, queste le ho già provate, sono buonissime, differenti dalle nostre, però sono buone. Sono più cicciottelline. Il tteokbokki, quello con all'interno il formaggio. Sono di questo marchio principalmente, si trovano. E poi ho preso, vabbè, le nacho chips, perché ogni tanto bisogna anche coccolarsi, giustamente. E fine. Questo è tutto quello che c'era. Il totale era di 133,160. Che ora vi faccio tutti i cambi. Questo qua è il prezzo che trovate sotto, che equivale a 93,50 euro. Ho usato il coupon di 50.000 e io appunto ho speso 83.000 più o meno, quindi 58 euro. Secondo me per tutta questa roba si può fare. Penso in Italia con 58 euro ormai non ci compri più niente. Ok, non ho comprato cose tipo la carne, il pesce e insomma tutte quelle robe, perché già le ho. Però più o meno vi ho detto i prezzi di tutto. Ho preso i croccantini, quindi già anche quelli sono 20.000 won. Senza di quelli avrei speso 30 euro probabilmente. Mi reputo soddisfatta, mi reputo soddisfatta. Fatemi sapere se vi interessano questo tipo di video, che magari li faccio più spesso. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con un nuovo video. Promesso, lo so che questo era un po' più corto, gli altri saranno più lunghi, lo prometto. Ciao!